Camila. 19. Non sarà passata di certo inosservata ieri pomeriggio tra le vie del centro dello shopping tra Cervia e Milano Marittima la camminata organizzata per sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale Europea della Cultura del 2019. Tanto entusiasmo, tanta voglia di partecipare e di sostenere la competizione che passo dopo passo la città bizantina e le città romagnole stanno portando avanti. Anche noi abbiamo deciso di aderire a questa iniziativa a sostegno della cultura e a sostegno della candidatura di Ravenna, città della cultura. E quindi oggi ci sarà un gruppo formato da 3 formazioni, in realtà più i cittadini o i turisti che hanno voglia di camminare con noi, quindi Cervia Cammina, Cervia Bell'Italia e le 2 associazioni sportive del territorio che sono l'Atletica Cervese e la Podistica Città di Cervia. Assieme abbiamo studiato un percorso di circa 5-6 km, noi facciamo le camminate in realtà tutti i giovedì sera partendo dalla torre, quindi sono percorsi che abbiamo provato e testato tante volte e per questa camminata a sostegno della cultura abbiamo pensato di unire le cose più belle di Cervia e di Milano Marittima e quindi racconteremo sostanzialmente in questa camminata, passeremo, toccheremo in questa camminata appunto i punti più interessanti delle 2 città di fondazione. Cervia, che è una città di fondazione fine seicentesca, come poi alle mie spalle si vede con questi meravigliosi magazzini nel sale e la torre che stava a guardia dell'oro bianco, e Milano Marittima che invece è una città di fondazione più recente, siamo all'inizio del 900, che è una città di impostazione completamente liberty, e quindi toccheremo quelli che sono i punti più emblematici della città e quindi naturalmente la via che sostanzialmente è la via centrale, quella conosciuta per il fashion, per i negozi, per la vita modaiola, ma che in realtà era stata pensata come il punto di snodo della vita borghese della vacanza d'inizio secolo. Questa camminata vuole toccare emblematicamente le tracce del passato in modo che anche noi diamo il nostro contributo a sostegno della cultura. Un appassionato di camminate, uno dei fondatori di Cervia Cammina, in questo caso camminate anche a sostegno della candidatura di Ravenna, Capitale Europea della Cultura del 2019. Sì, camminate per... è iniziata la camminata per lo sport, per la salute, per la socialità, stare assieme e in questo caso come oggi riscoprire il territorio, visitare il territorio con un passo tranquillo a piedi per poter vedere quello che c'è, come vedere Cervia e Ravenna, Ravenna appunto capitale della cultura 2019, che speriamo di sostenere facendo queste nostre camminate alla scoperta del territorio di Ravenna e del territorio limitrofo.